partendo dal villaggio dei Sorbizi e percorrendo una mezz'oretta di macchina si può arrivare a Campiglia Marittima, che è una deliziosa cittadina. Alle spalle di Campiglia Marittima invece si trova il Parco Archeominerario di San Silvestro, dove siamo noi adesso. In questo momento ci stiamo dirigendo verso l'area Pozzo di Earle, dove praticamente gli allestimenti delle macchine minerarie e dei minatori raccontano al visitatore gli ultimi decenni di storia mineraria. Andiamo. Siamo qui con Caterina. Caterina, Ciao, buonasera. che giro faremo? Allora, noi col trenino percorreremo una galleria che si chiama Lanzi Temperino perché è una galleria di collegamento tra due valli, quella del Temperino che avete risalito, con quella di Lanzi, Ci dove andremo. usciremo, col treno. Ok, È un quindi seguiamo te. percorso molto semplice, sì, Ok. neanche 1 chilometro, tempi di percorrenza piuttosto brevi, 20 minuti all'andata, 20 minuti al Perfetto. ritorno. 14 gradi centigradi, 97% d'umidità, quindi se avete un Fantastico. giacchettino mettetelo. Perfetto, allora ti seguiamo al Va bene. vagone. Stiamo entrando nella galleria chiamata Lanzi Temperino o diretta impianto. Questa galleria e quella del Temperino che si percorre a piedi fanno parte dello stesso complesso minerario, che è costituito da chilometri di gallerie sotterranee collegate tra loro da tre pozzi di estrazione principali, Goët, Earle e Le Marchand. La galleria Lanzi Temperino viene avviata nella seconda metà del 1800 da compagnie minerarie francesi, dunque noi percorreremo il primo livello della miniera. Sopra di noi ci sarà il livello 0 che corrisponde al piano di calpestio, quindi la superficie della collina, sotto altri tre livelli, tre gallerie orizzontali fino a raggiungere una profondità di circa 85 metri. Tutte le gallerie che incontrerete alla destra della locomotiva conducono a sale di coltivazione, ovvero vuoti di estrazione dei solfuri misti, mentre le gallerie sul lato opposto sono di ricerca oppure di collegamento della miniera con l'esterno. I pilastri sono colonne di risparmio di roccia che i minatori lasciavano in punti strategici dei cantieri per sostenerne la volta e quindi tutelarsi dai crolli. Accanto al pilastro potrete vedere uno dei vagoncini utilizzati per il carreggio del minerale e una grande ventola degli impianti di areazione. Alimentati ad aria compressa e fondamentali per poter respirare all'interno delle gallerie dove l'aria era inquinatissima. I minatori lavoravano a coppie e in un turno dovevano riempire 30 di quei vagoncini che abbiamo visto nella Sala della Poesia, l'equivalente di circa 30 tonnellate di roccia, la quale in un primo momento si perforava con i martelli pneumatici, poi all'interno di questi fori detti patarri si caricava l'esplosivo. La strada sterrata che corre sotto il gradone che stiamo percorrendo noi si chiama quota 212 perché si trova a 212 metri sul livello del mare. Costruita dagli inglesi nei primi anni del 1900, era percorsa da una ferrovia a scartamento ridotto che collegava tutti e 5 i pozzi di estrazione del complesso minerario del Temperino e dei Lanzi con il polo di trasformazione metallurgica situato sulle pendici occidentali di Monte Rombolo, questo monte che si trova di fronte a noi. All'interno della sala si possono vedere due dei vagoncini utilizzati per il carreggio e una motopala, un veicolo meccanico alimentato ad aria compressa che permetteva di caricare molto più velocemente e con meno dispendio di energie da parte dei minatori il minerale nei carrelli. Le miniere di Campiglia hanno cessato la loro attività nel 1978, per cui a partire da quell'anno si fecero sempre più intense e rumorose le proteste dei minatori che ovviamente non volevano perdere il loro posto di lavoro.